Buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa sera è di 12 maggio in collegamento con Blanca Briceño, la nostra amica indio-venezuelana, radicale, animatrice e cofondatrice del gruppo Aires Ven, gruppo di resistenza e propositiva non violenta venezuelana. Parliamo ovviamente di Venezuela. L'argomento, il tema, come sapete, ormai voi che ci seguite su Libre TV lo seguiamo, grazie a Blanca, da anni, ma in queste ultime settimane è particolarmente d'attualità perché in Venezuela ormai l'ordine pubblico, quello che qui potremmo chiamare l'ordine pubblico, è completamente saltato. C'è un popolo affamato, in rivolta, praticamente leggendo quasi continua, con delle convocazioni. Poi ci dirà il suo Blanca, anche se si riesce a capire da parte bene di quale gruppi comunque sia ascrivibile all'opposizione contro Maduro, e non ci sta più praticamente un riferimento da un punto di vista anche istituzionale, perché insomma anche lo stesso Maduro pare che sente che la parte di cittadinanza, di cittadini venezuelani che sono oppositori, sta crescendo sempre più, probabilmente teme anche per la propria incolumità e comincia, e adesso poi commenteremo con Blanca, se così la possiamo definire, a fare delle piccole concessioni, almeno mediatiche, come quella di fare una Costituzione. Però vedremo un pochino questo che vuol dire. Nel frattempo, mentre il mondo in qualche modo protesta, si preoccupa per tutta questi milioni di persone che letteralmente sono ridotti alla fame, un po', peraltro un paese ricchissimo anche di materie prime, di petrolio, il Venezuela, mentre appunto mediaticamente Maduro continua a perdere anche, diciamo, sostegno e appoggio, qualcuno ancora si in qualche modo si avventura in sostegno un pochino abbastanza, diciamo, basati su pregiudizio, magari su vecchie posizioni, posizionamenti, e possiamo leggere su questo anche Gianni Minà, ma anche il Partito Comunista Portoghese, e così via. Parliamo anche con Blanca Briceño del suo articolo che un'intervista a firma Brunella Bollòli il 7 maggio è apparso su Libero, prendendo a spunto da una dichiarazione del vicepresidente della Camera Di Maio. Blanco ovviamente cerca di sintetizzare un pochino qual è la proposta di Aires Ven in questo articolo. Ne parliamo con lei, le do la parola. Grazie Blanca, grazie di essere qui con noi. Va bene, grazie, grazie a te Gianni e grazie a Liberi.tv che continua a dare spazi di libera parola a noi resistenza, in quanto, come si è osservato, i successi di questo già dal mese di aprile, come sono iniziati, portano a capire che quello che avevamo pronosticato che poteva succedere da nulla a tutto in mezzo dei colpi di Stato di diverse modalità che abbiamo definito e poi anche il problema dell'insurrezione popolare. Quindi a questo punto la gente è uscita per strada al momento in cui inizialmente c'è stata la inabilitazione dell'Assemblea nazionale con due decreti per cui passava tutto il potere legislativo ad essere gestito dal Tribunale Supremo di Giustizia e la Corte Costituzionale. Questo ha generato anche a livello mondiale una grande avversità, un ripudio quindi delle organizzazioni, ci sono stati paesi che hanno ritirato i loro ambasciatori, quindi a questo punto esce la fiscal generale Gisela Ortega Díaz a dire che questo non si poteva fare e fa ancora altri due decreti per disandare quel misfatto. La cosa è che quello non si può disandare. Quindi anche questo è,
completamente incostituzionale. Per cui, teoricamente, è dal 10 gennaio 2013 che viviamo incostituzionalmente con questo signore illegittimo Maduro. E poi, diciamo, successivamente, volta per volta, ma fino adesso sembrerebbe che la tirannide castrocomunista non ha fatto ancora l'errore finale. Comunque, ad un certo punto ha capito perché l'opposizione ufficialista, quindi la pseudo-opposizione collaborazionista, politicante ed elettorera della MUD, Mesa dell'Unità, ha convocato marce, sono andate moltissime persone, più di 1 milione, quella del 1º settembre, alle 2 del pomeriggio hanno mandato la gente andare a casa e ballare in casa. Questo stato, così hanno convocato altre successivamente, la gente non è più andata. Quindi, quando inizia, allora, con i morti del mese di aprile, conseguenza di questo N-1 colpo di Stato costituzionale, la gente inizia nuovamente a uscire, i ragazzi, i giovani che vogliono, desiderano e hanno diritto e alla vita e a un futuro migliore, iniziano le loro richieste, allora la repressione veramente è tale che credo che io ho lasciato 37 come numero di persone assassinate dalle forze del regime. In questo momento non so se il ragazzo che è morto martedì sia 38 o sia salito di più. Ma cosa ha capito il regime? Ha capito che non poteva più controllare, che la MUS, la Mesa della Unità, non riusciva più a controllare la gente per strada, i ragazzi per strada, e quindi a questo punto, con una manovra pure essa incostituzionale, in prima persona, il 1º maggio 2017, l'illegittimo dichiara che io convoco, quindi lui si erige in popolo, un'assemblea nazionale con una serie diciamo, di ancora ulteriori livelli di incostituzionalità, perché veramente è solo il popolo che è il potere originario, lo chiama la nostra Costituzione, può convocare. Quindi lì è esplosa ulteriormente la situazione. Indubbiamente un popolo che muore di fame, cioè c'è un olocausto in atto perché già l'anno scorso è chiuso con praticamente 30.000 persone assassinate. Uccidono una persona ogni 20 minuti, ci muore un bambino ogni 50 minuti. Di denutrizione, malasalute e fame, e quindi ci sono un olocausto e uno sterminio, appunto, ripeto, per fame, denutrizione e malasalute. Ed in questa grandissima incostituzionalità il lema pannelliano, strage di legalità, strage di popolo, è assolutamente costante. Ora io spiego che questa proposta è integralmente incostituzionale come la fa lui, in prima perché lui parla in modo indicativo, presente, prima persona, io convoco. L'articolo 347 asserisce, della nostra Costituzione, asserisce che solo il popolo può convocare. Ora, chi può prendere l'iniziativa? Possono prendere l'iniziativa il Presidente della Repubblica con il suo corpo dei ministri, i municipi possono convocare, così come può anche convocare il 15% del popolo venezuelano iscritto nel registro elettorale. Allora, queste sono solo le iniziative per chiedere
il popolo originario sovrano che si convochi un'assemblea costituente. E questa, quindi l'iniziativa in cosa consiste? È proprio formulare le basi che accompagneranno l'iniziativa, che saranno presentate al Consiglio Nazionale Elettorale perché convochi a un referendum decisorio per convocare la Costituente. E tutto questo in questo decreto è stato integralmente dimenticato. Così come, nuovamente ripeto, l'illegittimo non può convocare. E solo il popolo può decidere quali sono le basi di questa convocatoria. Noi nel 2007 c'è stato un referendum per confermare o no la riforma costituzionale che aveva l'Insepolto Chavez proposto nel 2007 e abbiamo detto no. In quel momento lì, per diversi giorni, insomma, è stato sospeso nell'aria cosa era successo. Sappiamo benissimo che non è mai cessato dal 2004 la frode elettorale nel paese. Comunque, ad un certo punto, il General Baduel, oggi in carcere, nuovamente, il General Baduel è andato a parlare con il signor Insepolto, il quale ha dovuto accettare perché in quel momento le forze armate hanno imposto la costituzionalità del risultato di quel referendum. Votavamo anche i venezuelani all'estero, per cui io ero al consolato, cioè Aires Regni era presente al consolato di Milano, e rappresentando l'opposizione, Chavez ha dichiarato una vittoria di Mer è pirrica, quindi benissimo. Poi va bene con le leggi abilitanti che abbiamo pure spiegato diverse volte, lì ha inserito pian piano il suo programma. Però le basi elettorali che anche l'illegittimo aveva organizzato le ha dovuto presentare al Consiglio Nazionale Elettorale. E devono, per forza, quelle basi elettorali devono essere sottoposte ad un referendum. Prima, perché è solo il popolo intestatario dell'articolo 347, quindi né il presidente, né il popolo, né l'assemblea nazionale, può né i consigli municipali, e neanche il 15% si può sostituire a questo. E quindi, quali gli scenari che possiamo immaginare è che le basi così fatte sono già viziate, perché non si può formulare una costituente che non sia prodotto di una elezione popolare per suffragio elettorale universale e segreto. Perfetto Blanca, ascolta, l'aspetto diciamo costituzionale e istituzionale l'abbiamo affrontato. Torniamo un pochino diciamo alla quotidianità purtroppo di quello che sta vivendo, che stanno vivendo i cittadini venezuelani. Allora c'è stata una manifestazione di donne, volevo sapere che significato ha avuto, come si è svolta e poi ci sono, peraltro tu ne parli anche nel tuo articolo su Libero, delle praticamente evidenze, notizie di torture delle persone che sono state incarcerate. Insomma, tu sei radicale e siamo, diciamo, attenti a questo aspetto del rispetto dei diritti umani e in genere della condizione delle persone detenute, tanto più se sono poi peraltro lo sono per motivi politici. Che notizie hai? Va bene, con le notizie che abbiamo è che sì, la marcia delle donne comunque è stata realizzata, le donne nel Venezuela da quando è apparso la modalità non costituzionale del sistema politico che Chavez ha voluto imporre nel Venezuela, hanno giocato un ruolo
fondamentale, perché la prima cosa ovviamente che assieme, cioè una volta consegnato la sovranità nelle mani del regime cubano, è successo che immediatamente il settore più importante da dove iniziare la distruzione della Repubblica Democratica Venezuelana è stato il settore educativo. E lì le donne sono uscite in tutto il paese con delle cartelle in grande marce dove dicevamo con mis hijos no te metas, quindi con non toccare i miei figli. In questo caso la Tintori è uscita con accanto Maria Corina Machado e loro diciamo nella t-shirt c'hanno il ritratto di Leopoldo Lopez che chiedono la libertà, che è suo marito, e ci sono state zone, non esattamente solo lì, ma zone dove comunque ci sono stati scontri, perché non si può dire che sia andato pulitissimo l'incontro. Certamente una marcia convocata da lei con la situazione delicata che ha il regime, e soprattutto con la tensione che è esistita per parecchi giorni in cui lei diceva che non glielo lasciavano vedere, che non sapeva dov'era, dove si ipotizzava che l'avevano ucciso, diciamo, era difficile che questa marcia non andasse il massimo del bene possibile. Però devo dirti che tutta questa tensione e anche poi c'è stata ovviamente la constatazione che Leopoldo era in vita, è in vita, è servito comunque questa manipolazione anche per trasportare diversi militari che sono in quel carcere lì dove c'è anche il generale Baguel e il tenente coronel Gámez, che avevano dichiarato che da lì si sarebbe conformato un comando contro questo regime, e questi altri che erano stati in prigione li hanno trasportati in un altro carcere del San Juan de los Morros, dove hanno trovato quella fossa di cadaveri di cui abbiamo parlato tempo fa, e quindi diciamo la marcia è andata bene, le donne sono state molto importanti, continuano ad essere, anche perché Gianni, tu sai, come una metafora che utilizza che le nuvole non possono contenere le lacrime delle donne venezuelane quando tu hai più di 250.000 persone assassinate, quando Certo. ti muore un bambino. Appunto, come abbiamo detto, l'Olocausto è uno sterminio ignato, è molto difficile. Ora, quello che si sa anche, ed ogni tanto c'è il problema per loro che escono comunque informazioni sulle torture, e ovviamente diciamo che non c'è stato fin dall'inizio un rispetto dei diritti umani, ma neanche dal momento stesso dell'insepolto, perché anche la modalità con cui lui ha fatto il giuramento di diventare presidente della Repubblica si può dire che sia rispettoso né dei diritti umani di tutti coloro che in quel momento assistevamo alla sua assunzione del potere, e né tantomeno penso si possa considerare costituzionale quella. Comunque, il problema della tortura di Stato incontra, ovviamente, prima o poi dovrà trovare lo statuto di Roma con l'articolo 7, però se tu ti immagini che adesso nuovamente c'è questo ragazzo che si chiama il ragazzo si chiama Fernando Caballero Galvez, il padre si chiama Fernando Caballero Arias, e con il foro penale e questo padre si è mobilitato per denunciare le torture della prigionia di suo figlio, e al centro si chiama, noi diciamo 677,
e questo vuol dire centro di ricerca scientifica e penale e criminalistica del Venezuela. Allora, in questo momento ci sono due cose. C'è l'avvocato Tamara Sufi che ha presentato un informe enorme di solo concetto della tortura. Lei l'ha presentato questo alla Corte Penale Internazionale accusando direttamente all'illegittimo Maduro e il suo regime. È un documento che ha 600 pagine e i racconti sono tremendi perché sappiamo ora, persino uscito in un articolo in Italia, credo che in quello di Paolo Mastrolilli del 6 maggio, che c'era la tortura di infilare la canna del fucile nell'ano dei ragazzi. Ma ricorda benissimo, Gianni, che appena si è avuta la notizia del carcere della tomba, liberi.tv ha fatto un servizio su Sì, quell'aspetto. sì, sì. Ora, il foro penale. Si sta, beh, si è, da quando si è attivato da tanti anni e Alfredo Romero in questi giorni ha detto che ci sono 1668 detenuti, questo è dal 4 aprile ad oggi, e ci sono ancora 600 persone in carcere senza un giusto processo. Quindi, il ragazzo però che ha subito, uno dei ragazzi che ha subito questa tortura della canna del fucile, lui si chiama Juan Manuel Carrasco, lui è andato persino fino alle Nazioni Unite a denunciare questo obbrobrio. Ora, noi abbiamo in carcere che non vengono, sono due nomi che non saltano fuori, oltre ai commissari di cui abbiamo parlato, Fratelli Guevara e tutti i nostri ragazzi, c'è un giornalista che tra l'altro lui viene dal Cile, non so se è in seconda cittadinanza, però Braulio Jatar, ed è quello che ha documentato, tra le altre cose, il fatto quando Maduro è stato a Margarita e c'è stata una signora che l'ha colpito perché è sceso per farsi il reo, che ne so io, e la gente l'ha ricevuto proprio a fischi tutti, ma anche diciamo, hanno lanciato oggetti contundenti. Bene, lui è riuscito a fare non solo insomma, giornalista di ricerca, quindi ha fatto un servizio straordinario. Ed è in carcere, ma il figlio ha fatto una denuncia grandissima perché questo uomo che è alto, forte, ha 59 anni, ha perso non so quanti chili, adesso è apparso un cancro nella pelle, diciamo è molto incomunicato, è pelato in testa, cioè non è l'ombra di quanto la sua persona era solo qualche mese fa.